Signori, ad Aglie il maestro Beppe Versicchio. Beppe Versicchio, innanzitutto siamo onorati di averla qui in Canavese. Direttore d'orchestra, musicista, compositore, arrangiatore, una vita dedicata alla musica. Un messaggio del valore dell'armonia, del resto il convegno al quale abbiamo assistito poco fa è un allarme sulla possibile perdita di armonia tra il lavoro dell'uomo e le escursioni termiche da gestire, i cambi climatici, il lavoro della politica sociale che dovrebbe intercettare le problematiche e favorirne la soluzione. E questo è sempre un tema d'armonia, perché se ognuno fa la propria parte, come in un perfetto accordo, il sistema restituisce luce e restituisce felicità. Una cosa che ci terrei a dire è che l'ondata di turismo di altri popoli ci dovrebbe segnalare che noi siamo possessori comunque per natura del prodotto lordo della felicità, cosa che sfugge a noi stessi qualche volta nella velocità della vita quotidiana. Allora rallentare, cercare nuovi modelli e soprattutto acquisire la consapevolezza del valore della vita che viviamo in alcuni luoghi e facendo tra l'altro lavori in associazione con la natura e non contro la natura. Secondo lei è possibile questo? Ci arriveremo? Secondo me, io sono ottimista, io penso che i giovani che stanno ereditando un paesaggio assolutamente distonico rispetto alle loro proiezioni, anche alle loro aspettative, sono la grande propulsione. Se aiutiamo i giovani a rivalutare una serie di concetti che il vivere sociale al momento, soprattutto il vivere commerciale, il vivere dell'economia, tende a negare, se noi riusciamo dal punto di vista culturale a rovesciare questa condizione, forse sono proprio i giovani che possono risolvere una gran parte dei problemi che abbiamo creato noi. A Cali ci si potrà assaggiare il suo vino. Come è arrivato a conoscere questa manifestazione? Calici l'ho conosciuta perché mi hanno cercato e io sono molto felice di essere qui, perché non credo nella casualità e quindi so che chi si è mosso per permettere a me di poter verificare una realtà molto, molto interessante, anche di cooperazione, di unione, il consorzio, la consapevolezza dei propri valori, l'amministrazione di tutto ciò, perché io mi trovo in una bellissima sala dedicata ad un architetto, ma che è la casa culturale di una comunità. Questo è un segno di grande importanza. Ci sono tante altre località in Italia che ho avuto il piacere di visitare, ma dove i segni così tangibili di una volontà di fare comunità non sono presenti, perché qualche volta ci si adagia su quello che esiste già e che in qualche modo funziona. Mi sa che qui hanno imparato una lezione data da probabilmente un'assenza di beni da un certo punto in poi della storia di questi territori. Prima ci si adagiava su alcune realtà che fornivano lavoro, garantivano continuità. E poi dopo si è visto che invece queste facilitazioni hanno sempre il rovescio della medaglia, quindi le langhe che prima tantissimi anni fa soffrivano di mancanze hanno dovuto rimboccarsi le maniche e confermano un vecchio detto, no? Che è quello che non ammazza ingrassa, e noi dobbiamo imparare proprio dalle difficoltà a capire che cosa c'è da fare,
perché per tendenza siamo quelli, proprio perché abbiamo questo prodotto interno lordo della felicità, siamo quelli che tendono un po' ad adagiarsi quando le cose ci vanno bene. Adesso si parla del problema dell'agricoltura che è stata massacrata dagli eventi climatici, e di contro abbiamo, penso, un turismo estremamente florido quest'anno. Speriamo che si possa travasare un po' di risorse in maniera più adeguata rispetto agli eventi che ci sono stati.